Macchine fotografiche d'epoca, un museo a Caltanissetta, l'idea di un fotografo nissano, Vincenzo Marcè, che l'ha proposta anche al Comune. Sì, io spero che questo pacchetto di macchine che ho, che sono circa un migliaio, vengano esposte per il pregio di Caltanissetta, in un museo che potrebbe dare delle grandi soddisfazioni alla città. Qual è la macchina più antica? La macchina più antica, io penso giusto che sia questa, nasce nel 1850 ed è una macchina già cliché, cosa che per i tempi antichi, per il daguerreotipo, è stata un'innovazione di quei tempi. È una passione che nasce in famiglia? È una passione che nasce dal 1948, quando mio padre ha aperto lo studio, però devo anche dire che 4 anni prima lui faceva il girovaco. In parole povere, gridava per le strade: fatevi l'ingrandimento, è il vecchio ambulante fotografo degli anni 40. Possiamo spiegare le caratteristiche tecniche di questa macchina d'epoca? È un po' difficile da spiegare, comunque ha un otturatore fisso, di conseguenza con focalità fissa, e internamente nella scatola di legno c'è un'ottica che non capovolgeva l'immagine allora, e la stampa veniva fatta a contatto con le lastre d'argento in vetro. Questa è la fiammetta, è una macchina ai tempi di Mussolini. E il Duce in quel periodo dedicò questa macchinetta fiammetta alla figlia, infatti ha il segno del fascio con il nome della figlia. Questa è una Webmaster, è la regina delle macchine stereo. Questa macchina fotografava 2 fotogrammi contemporaneamente, di misura circa 1 cm². E poi messa in un apparecchio, un apparecchietto video dei tempi, però stiamo parlando, si vedeva la fotografia in formato oggi digitale chiamato, cioè in tridimensionale, cosa che è stata inventata non negli ultimi periodi degli anni nostri, ma è stata inventata nel 1950. E questo è l'apparecchietto Webmaster, dove si potevano vedere tridimensionalmente le foto scattate dalla principale, la Webmaster. Nel museo andranno esposte anche diversi proiettori che hanno un secolo e mezzo. Primi proiettori a candela e a petrolio, ne abbiamo 2 esempi lampanti qua. Il signor Lander, che nel 1948 ha inventato la prima Polaroid. Cosa hanno detto al Comune della sua idea? La cosa è campata momentaneamente in aria. Ho parlato con il sindaco Giovanni Ruvolo e ha preso in considerazione la cosa con simpatia. Noi speriamo che lui ci possa dare la possibilità di affiancare magari con dei contributi europei un buon museo di alto livello.